E salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Construction Simulator. Siamo qui con il nostro Cariola, dove andremo a fare il secondo episodio per quanto riguarda la raccolta dei 100 collezionabili. E questa volta ci concentriamo su i quartieri alti, centro della città e complesso residenziale. Ok, andiamo, dai, andiamo. Noi siamo dove? Qua. Dobbiamo andare. Vabbè, iniziamo ad andare al centro della città. E poi si viri, dai. Ok, iniziamo da qua, dai. Cerchiamo da qua. Un po' se lo troviamo. Quella. Che bello. Che chic. Che chic. Bello quello qua. Il gelato al cioccolato dov'è? Giù? Giù di qua? Si può andare? Ah, eccolo lì, sotto il ponte, ragazzi. Sotto il ponte, perfetto. Eccolo qui. 37 su 100. Sì, ragazzi, perché nello scorso video durante la carriera ne ho trovati 2 o 3. Ovviamente andate a recuperarli nei video e magari ci passiamo anche. E vi faccio vedere appunto il punto esatto qua sotto a ponte. E adesso passiamo appresso, ovviamente. Un altro è qui, ragazzi. Eccolo qua. Perfetto così. Proprio sulla banchina, proprio. Anche qui vi faccio vedere il punto esatto. Eccolo qua. Recuperiamo l'auto. La V-Bank. Ah, questa è proprio una bank. Proprio una banca, proprio. Ok. E di... Ah, ecco qua, dove. Ecco qua. E dietro proprio l'edificio vicino alla stazione di servizio. Ottimo, ottimo, ottimo. Ovviamente il punto esatto. Allora, visto che noi ci troviamo proprio alla fine dei quartieri alti, torniamo indietro e ci facciamo tutto questa zona qua. Ok, vediamo un po' qua dietro. Oh, eccolo qui. Eccolo qua un altro. Spadapenna. Ah, mi aumenta solo XP. Non mi aumenta anche i soldi, no? Magari alla fine c'era qualche cosa di soldi, magari. Comunque, ragazzi. Ah, bene. Sulla mappa vi faccio vedere il punto esatto del... è qua. Qua. Dietro a questa casa. Ah, eccolo qui. Nel giardino di questa casa. Attenzione. Proprio qua, ragazzi. Proprio qua. Wow. Perfetto. Va bene, devo andare a recuperare l'auto, ovviamente. Esattamente, esattamente qua. Scusate la... la scritta, ma purtroppo non si può togliere. Oppure sì, vediamo. No, non si può togliere, va bene. Un posto indicatore. No, niente, non si può togliere questo qua. Ok, la filigrana dei quartieri alti non si può togliere. Va bene. È dietro a queste case, ragazzi. Salve. Altro giro, altra corsa? Sì. Ok, ragazzi, di fronte al ponte dove siamo andati a prendere quei due che stavano qui, eccolo lì, sulle scale. Sono scale che portano a piano di sopra. Ecco qua. Ovviamente metto la mappa per farvi vedere il punto esatto. E andiamo appresso. Ah, eccolo lì.
Eccolo lì nel laghetto. Ok. Ogni volta che olè. Ci facciamo anche il bagno mattutino. Il personaggio mio che è impedito a saltare, perfetto, molto bene. Vabbè, si trova proprio qui, in mezzo a queste tre case, in un laghetto, dietro la casa. Sul ponticello che attraversa questo fiumiciattolo di questa casa. Wow. Ah, scusatemi, vi faccio vedere il punto esatto. Con la mappa, eccolo qua. Ah, proprio qui. Non potete sbagliarvi. Ci sono rane, ma non si vedono. Sono rani invisibili, una specie che a quanto pare vive solamente in questo gioco. Molto rara, anzi rarissima. Una chimera proprio. Andiamo a presto, dai. Ragazzi, ne ho trovato una. C'è questa struttura qui che non capivo. Non so che cacchio è. Non so nemmeno da dove si entra poi. Vabbè, prendiamola, va. Comunque si trova proprio qui. Qua. Ah, dov'è? Qua. Perfetto. Ragazzi, questa struttura qui non so che cosa sia, sinceramente. Non lo so, ragazzi, magari devono fare qualche aggiornamento qua, devono inserire qualche altra cosa, perché è strano vedere questa struttura qui senza niente. Vabbè. Torniamo sui nostri passi. Qua c'è una piazzola. Wow. Vediamo se qua c'è qualche altra cosa. Ah, ragazzi, ci ho trovato un altro. Esattamente sotto il vialetto di questa casa. Qui, allora vi faccio vedere. Ce n'è un altro. Siamo a 47, attenzione. Vi faccio vedere il punto esatto. È qui, praticamente. Si trova qua. E adesso vi faccio vedere da dove si scende. Si scende da qua, dietro la casa. C'è anche la sabbiola per i bambini. E c'è qua appunto questa zona qui. Vediamo quella strada lì dove conduce. Se conduce a qualche parte, non lo so. Fa il giro e spunta. Spunta qua. Non è che, se, che è un lavoro che dobbiamo fare noi. Vediamo sulla mappa. C'è questo lavoro, però strada d'accesso. Magari è proprio questa, eh. Ragazzi, magari è proprio questa qui che dobbiamo fare. Ecco qua, qua. Ah, questo è quello, quello lì per quanto riguarda il museo. Vabbè, non ci interessa adesso. Vabbè. Torniamo indietro. Da qui si gode una bella vista di tutto. Oddio. Una bella vista un po' così. Se ci fossero gli alberi davanti. Però dai, si può fare. Arriviamo dove? A questa struttura qua. Questa struttura qui. Che cos'è? Una cappella? Una torre di avvistamento? Che cos'è? Non lo so, vediamo. C'è qualcosa dentro? No, ma non si può entrare, però. Oh. Ragazzi,
Ecco qua, proprio dietro alla torre. Wow. Ovviamente vi faccio vedere anche dove è sulla mappa. Oh, eccolo qua, sul vialetto. Bella lì. Ok ragazzi, si trova esattamente qua, sul vialetto che conduce giù. Dai. Signora, chiedo scusa. Bella sta fontana. Ragazzi, eccolo lì. Siamo qua, eh. Putta di che morbido. Preso. Siamo a 50. Attenzione, siamo a metà strada, eh. E ce ne vuole. E ce ne vuole ancora. Va bene, va bene. Ovviamente, ragazzi, metto il punto esatto proprio, così proprio non potete proprio sbagliare. Ecco qua, dietro alla casa. Va bene, ma la macchina mia dove sto? Io me ne sono andato. Ah, eccolo qua. Sali. Sì. Le chance lì, sì. Visto? Visto? Appena girato a destra. La... ovviamente sulla mappina. Eccolo qua. Si trova esattamente qua, dietro, appena girate l'angolo del ponte. E vedo un po' di qua se c'è altro. Mazza, eh. Un po' morti di fame. Quindi, se è possibile fare un giro sulla barca. No, eh. Oh, guarda lì. Guarda lì. Guardate lì che cosa c'è. Ma io quello come lo prendo, scusate? Si può... ah, ecco. Perfetto. Proprio sul fiume. Sul fiume. Vabbè, ovviamente anche qui vi metto... lo segna come sul fiume, ma in realtà non andateci più tranquillamente. Sul fiume. Ma mia macchina adesso dove ce l'ho? Porco due. Ah, sta là dietro, sì. Vabbè, 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 vabbè. Allora, vediamo se ci sono altri in questo paraggio, dai. Sicuramente ce ne saranno a bizzeffe. Oh, eccolo qui. Sulle catastrofe. Bellissime. Belle queste. Queste le ho viste, se panchini fatte con i pallet, ragazzi, sono fenomenali. Comunque si trova qua. Preso, così a volo. Beh, bene. Si trova esattamente qui, ragazzi. Oh, eccolo qui. Eccolo qui, 54. Vi faccio vedere dov'è. Praticamente esattamente qua. Proprio qua. La macchina ce l'abbiamo qua, quindi quanto percorso abbiamo fatto. Va bene. Ok. Ok ragazzi, vi faccio vedere sulla mappa perché è stato un casino per trovarlo su. Cioè non potete immaginare il giro che ho dovuto. Allora praticamente è questo vicoletto qui. Noi prima eravamo qua. Mi sono fatto tutta sta zona, ragazzi. Ovviamente l'ho risparmiato perché sì, ovviamente ho tagliato le parti dove non sono necessarie, ecco. E poi mi sono detto, vedi, ho messo anche il punto lì, adesso lo tolgo. Ho detto, vabbè, andiamo di là e vediamo. E praticamente entrando in questo vicolo, sono andato a vedere anche qui, non c'era niente. In questo vicoletto qui, ragazzi, sono andato prima a sinistra e non c'era nulla. A destra, in fondo... in mezzo a questo spazio dove, tra i rifiuti, ovviamente c'è appunto il martello da recuperare. Semplicemente andiamo dall'altra parte. Ah, ma qua è il museo. Ah, qua è il museo. E qua l'abbiamo raccolto. Sì, l'ho raccolto, ragazzi, qua. L'ho raccolto sia qua, allora, che in mezzo alla piazza. No, qua non, no.
E poi adesso vi faccio vedere dov'è. Entrata del museo è qui. Si entra e in fondo al corridoio c'è la fontana e qua c'è il... Per correttezza vi faccio vedere, proprio al centro della del museo, della piazzetta dentro al museo. Va bene, va bene, va bene. Allora andiamo a vedere un po' di qua, nella piazza di là, che là c'è una piazza. E fratello sta facendo giorno, giusto? La moschea. È una moschea questa, no? Che non... Oddio. Mi sembra... Ah, eccolo lì. Manca a farla apposta, eh? Proprio di fronte. Wow. Salve. Presa. Proprio sotto apporticato. Bene. Esattamente qua, ragazzi. Esattamente qua. Non lo so se sopra si può salire oppure... Scusi, eh? Può salire sopra? Sì, si può salire, ma non credo che troveremo nulla, eh? Vabbè, lasciamo perdere. Non perdiamo tempo. Anche questo video sta durando... un'eternità. Non fischiare, tu. Eternità, spalanca le tue braccia, io sono qua. Vediamo un po'. Oh, eccolo lì, proprio davanti al municipio. Le bancarelle, attenzione, che è festa nazionale. Proprio davanti al municipio. Ok, proprio, ragazzi, qua. Non vi potete sbagliare. Che ore sono? Le 5 di mattina? Vai avanti, signor orologio municipale. Ok, vediamo un po' qui che cosa c'è. Se c'è poco. Oh, eccolo lì. Eccolo lì. Preso. Ovviamente, ragazzi, vi mostro dov'è. Esattamente qua. Si entra in questa strada, praticamente. Ma non avevo visto che era un po' effetto 3D, eh? I palazzi. Wow. Si entra da questa strada. Si entra qui. E poi in fondo. Semplicemente. Ok, ragazzi, ci troviamo esattamente al negozio del fornitore di materiali edili, praticamente. Si trova proprio esattamente proprio davanti al negozio, non potete sbagliarvi. Là è dove si va ad acquistare. Diciamo che qua è fatto. Adesso vediamo un po' qua se c'è qualche altra cosa. Si può entrare qui? Yes. Questo. Ah, eccolo, proprio girato a sinistra, proprio l'ho beccato proprio in pieno. Perfetto. Semplicemente vi faccio vedere, ovviamente. Ecco qua. Forza, forza, forza. Forza, caro mio. To. Eccolo lì. Preso, beccato. Beccato. Ok, ragazzi. Mappa. Un sentiero su un piccolo montagnetta. C'è questo qua. Non mi potete sbagliare. Ok, andiamo qua. Andiamo sopra. Andiamo a vedere che cacchio c'è qui su. Andiamo a vedere. Ah, questa è zona castello. Marco un diron di rondello. Ah, questo è il lavoro praticamente con la finale. Wow. E io lì forse già vedo qualcosa. No. Non ho visto male. Scusa. Sì, vabbè, qua è voglia di esplorare. Porca miseria, ragazzi. Qua ci viene un lavorone enorme. Questo è il finale. Praticamente questo, il castello. È il finale
di tutte i capitoli della mappa europea. Wow, bella lì. Allora, vediamo un po' in per illustrazione. Che cosa c'è lì? Un laghetto? Andiamo al laghetto. E sul laghetto... Vabbè. Che belli. Il liscio, come cazzo si chiamano questi? Questa sì che è un'attrazione turistica, eh. Questa sì che è una bella attrazione turistica. Preso, ce ne stanno parecchi allora nel castello. Anche perché è una struttura bella grande. Ok, praticamente è qui. Più di questo non posso zoomare, quindi. Qua. Nell'angolo. Entriamo, dai, entriamo nel castello, ma con Dillon di rondello. Ma spaventata. Ah, oh. Trovato un altro. Sbammate. Esattamente nella zona centrale del castello, proprio nella piazza centrale. Andiamo a vedere se qua c'è qualche altra cosa. Non mi pare però, Non mi pare. No, non c'è niente. Non si può nemmeno entrare da nessuna parte, perché non si può entrare. Almeno per il momento, magari se dobbiamo, quando dobbiamo poi andare. Vediamo se lì si può entrare, ma non credo. No, non si può entrare. Magari quando abbiamo attivato il lavoro si aprono tutte le porte, non lo so. Poi se c'è qualche altra cosa. Madonna. Ah. Cioè, proprio per fortuna. Meno male che sono andato qui. Ragazzi, si trova esattamente qua. Meno male che ho pensato di buttarmi, perché sono arrivato qua. Okay. Ma io qui ce la faccio? Fare un cazzo ce la faccio. Meno male. Chi sarebbe... Chi l'aveva mai immaginato una cosa del genere? Vabbè. Ok, vediamo un po' questa casa, se c'è qualcosa da nascondere. Sì, ovviamente sì. Dai. Oh, devi salire. Lascia che la signora ci parlo io dopo, però. Ok, ragazzi, si trova esattamente da questa casa qui. Praticamente. Andiamo di là. C'è il benzinaro. No, magari c'è qualche altra cosa anche lì. Oh, eccolo lì. Oh, lì. Grande così. Dietro a benzinaro, ragazzi. Benzinaio, lo so come si chiama, ragazzi. Dietro a benzinaio, qua dietro. Yes. Ok, ragazzi, si trova esattamente in mezzo alla piazzola, sotto a questa, sotto l'arco di questa struttura, di questo monumento. Sì, monumento, porta. Oh. Preso uno. Ok. Ne abbiamo presi in altra. Ok, si trovano esattamente, ragazzi, qua. Non vi potete sbagliare. Mezzo a nulla praticamente. Andiamo avanti. Ok, ragazzi, ho trovato un altro. C'è una casetta abbandonata, forse il taglialegno. Si trova proprio davanti alla casetta. Esattamente qui. Ok, ragazzi, ci mi trovo. Ok, trovato. Tanto sbattimento. Ragazzi, si trova qua. Ecco qua, 69esimo. Wow. Dietro la casetta, diciamo un po' più avanti della casetta del falegname.
sopra al sentiero c'è appunto quest'altra casetta. Ah no, è una chiesa proprio. Ah, forse è la cappella del castello, magari, eh? Può essere, tranquillamente. E dietro ci si trova esattamente qua. Ok. Adesso io raggiungo, ragazzi, facciamo l'ultimo. Arriviamo a 70, poi gli altri 30 ci andiamo a recuperare. Andiamo di là. Perché voglio arrivare esattamente qui. Voglio vedere se qui c'è qualcosa. Ok ragazzi, ci siamo, eccolo qui. Il 70esimo. Sbam, sotto al capannone della farm, esattamente qui. Esattamente qua. Ok. Ok, vabbè ragazzi, dai, ci sentiamo allora nell'ultimo video, dove recuperiamo i restanti 30. Ok? Dai ragazzi, mi vieni. Io volevo fare anche tutta questa zona qua, il complesso residenziale. Purtroppo si è fatto un po' tardino. E se non vado errato, qua ho recuperato molte cose, sinceramente. Comunque dai, ci sentiamo poi appunto al prossimo video, dove andremo a paese magari anche, impianto di produzione della cava. Non lo so. Qua l'abbiamo fatto, sì. Ben, credo. No, l'abbiamo fatto qua. E ci rimane solamente da fare tutto il lato est della mappa. E magari anche l'impianto di produzione della cava, che non mi ricordo assolutamente se c'è qualcosa. Se ho già preso io qualcosa, ok? Dai, ci sentiamo al prossimo video. Ovviamente commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi al canale, se non siete ancora iscritti, attivate la campanella per ricevere le notifiche e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!